Raga, ho difficoltà a realizzare che ci stiamo riuscendo sul serio. Portare la mia esperienza di fronte a un pubblico grande. In realtà dal vivo è come sono nato prima dei social. Io facevo l'artista di strada, quindi la voglia di rompere la quarta parete e parlare con le persone, farle cantare, vederle reagire a quello che dico è la più grande ambizione. Io non vedo l'ora. Arriverò a questo appuntamento con i fiori e i cioccolatini. I bimbi insegnano tanto, raccontano tanto e soprattutto il principio fondante dell'infanzia e del modo di esprimersi è che la leggerezza con cui si affronta il mondo fa il giro e diventa più profonda della profondità finta. E quindi i bambini sono in grado di insegnarti a essere profondo e a vivere profondamente le emozioni pur facendolo in modo leggero. È una sovraimpressione di immagini che di per sé incarna la creatività che hanno i bambini dentro e che può diventare nostra se li ascoltiamo un pochino di più. Non è un concerto, è un racconto, una serie di storie messe in fila senza un ordine cronologico, ma con la voglia di spiegare quello che è il mio percorso della felicità e tutto quello che mi hanno insegnato i bambini nel tempo.